all'interno del governo Draghi saranno il suo vero tallone d'Achille. Pensi anche tu che, come dice Scanzi, i 5 Stelle siano in realtà i grandi sconfitti, che si siano rivelati essere tecnicamente delle capre, dice Scanzi, e è un governo che ha più tracce di destra o di sinistra o la perfezione appunto dell'equilibrio? Senti, io parto da una frase che mi sussurrò qualche mese fa il capo dello Stato, lo posso riferire, perché disse in un nostro colloquio: io faccio il pane con la farina che mi danno gli italiani, no? Certo. Che è un dato di fatto. Ha ragione Andrea Scanzi a giudicare rispetto al livello del governo Draghi. Quando dico governo Draghi mi riferisco alla sua squadra. Il livello non è altrettanto elevato del subgoverno politico, lo chiamerei così, esatto. No? È chiaro che c'è un evidente squilibrio, però la politica italiana questo offre. Cioè, i partiti sono arrivati a questa situazione drammatica che ha reso necessario il ricorso all'ennesimo salvatore della patria, che con la politica non ha nulla a che vedere, perché è l'ex presidente della Banca Centrale Europea, perché non erano in grado di esprimere null'altro se non il fragile equilibrio, se mi riferisco al precedente governo, incarnato da Giuseppe Conte, e se no per il resto un'alternativa di destra che non era agibile perché diceva solo al voto, al voto, al voto. Ora che entrano tutti dentro, beh, quelli sono, non è che in politica ci possiamo inventare, cioè è entrato il vice segretario del Partito Democratico, quello è il vice di Zingaretti, Orlando. È entrato il vice di Salvini, che è Giorgetti. E poi certo possiamo dire come siamo ridotti. Diciamo che è tutt'altra cosa rispetto a Salvini, Giorgetti, ricordiamo. Non c'è dubbio, no? Rappresenta un'idea di Lega diversa, però questo lo potevamo dire fino a una settimana fa. Adesso Salvini è più giorgettiano di Giorgetti perché è diventato europeista, solidarista. Sì, ma vedo che il suo piglio un quello come però vogliamo non è, chiamarlo, questo quanto, deve fare così, quell'altro sì, con là, perché per e quanto, se no facciamo per quanto la tutto, metamorfosi kafkiana abbia trasformato Salvini da uomo a scarafaggio, la dico appunto in senso positivo, mi riferisco al capolavoro di Kafka, però rimane Salvini. Cioè, quindi è chiaro che anche questi politici stanno lì dentro e cercheranno... Allora. Di agitare il loro vessillo, sperando che non tanto Draghi, perché Draghi secondo me se ne fregherà, ma che gli italiani e i loro elettori se ne accorgano. Però, ripeto, è un po' un gioco delle parti, ma dopodiché non incideranno più di tanto su questo governo, perché è il governo dei presidenti o del presidente, che dir si voglia. Andrea Scanzi è...